Allora, noi non sappiamo esattamente come sarà questa nuova versione di Harley Quinn che vedremo al cinema con Joker, Folia 2, interpretata da Lady Gaga. Io ho delle buone aspettative, chi conosce questo canale sa che io non sono un grandissimo fan della versione di Margot Robbie, ma non per colpa di Margot Robbie, forse più colpa invece di Jared Leto, ma in realtà di come hanno deciso dai piani alti di gestire quella relazione, quindi farla diventare veramente una relazione in cui far immedesimare le ragazzine, cosa che per me è una follia. Però proprio di follia oggi parliamo, perché oggi parliamo delle 10 cose peggiori fatte da Harley Quinn. Visto che sul web è pieno di video uguali a questo ma con Joker, secondo me è giusto dedicare un po' di spazio invece alla clown principessa del crimine. Quindi oggi ci dedichiamo completamente a lei. Vedete che comunque molte di queste posizioni hanno a che fare in qualche modo col Joker, e io direi che possiamo cominciare. Prima però, ragazzi, vi ricordo una cosa molto importante, ovvero che in descrizione trovate il nostro negozio Redhawk, che sostiene il nostro canale. In particolare vi ricordo di dare un'occhiata ai nostri ritratti personalizzabili, in cui potete diventare un vero eroe o anche un villain. Vi basterà scegliere ovviamente quale poster volete, poi inserire l'immagine, nel caso ve lo chiedo ovviamente inserite anche il vostro nome, e poi il gioco è fatto. Scegliete se volete il file digitale oppure il poster A4 o A3. E poi, ragazzi, ricordatevi anche che c'è sconto YouTube, anche con 60 euro di spesa la spedizione è gratuita. E io direi che possiamo partire con la decima posizione, in cui ho voluto inserire quando Quinn diede la faccia del Joker, anzi mise la faccia del Joker su Deadshot. Ora, bisogna fare qualche chiarimento, perché qua forse c'è qualcuno che non conosce certe storie. Io do per scontato, anzi, secondo me, il senso di questo canale è far conoscere queste storie alle persone, e quindi bisogna specificare un po' di cose. Nel canone dei fumetti della DC Comics, a un certo punto, il Joker si taglia la faccia, ok? Questa faccia poi venne donata in un museo, poi se la ripiglia e la usa come una sorta di maschera. In realtà se la appiccica proprio con una sorta di pinzatrice. Comunque questa maschera, questa pelle del Joker è un simbolo del clown per diverso tempo. Quando la nostra Harley Quinn pensa che il Joker sia morto, prende come reliquia appunto questa maschera, e mentre sta per, diciamo, andare al sodo con la relazione con uno degli altri membri della Suicide Squad, in questo caso Deadshot, decide di mettergli in faccia la maschera del suo defunto fidanzato. Cosa un po' macabra, diciamo che non ha a che fare con omicidi e quindi già è un passo avanti, però siamo solo alla decima posizione e questa è una cosa veramente disgustosa. Pensate al povero Deadshot, soprattutto, che si ritrova una faccia sulla faccia, ok? In una posizione ho voluto inserire, diciamo, le sue origini, in particolare quando decise di far uscire da Arkham il suo amato Joker. Quando si parla di un personaggio così pericoloso, se lo aiuti ad uscire sei una criminale pericolosa. Ed è quello che succede nelle origini di Harley Quinn. Difatti Harley Quinn era una psichiatra che lavorava all'Arkham, lavorava in particolare col Joker, inizia ad affezionarsi a questo personaggio, a questa misteriosa figura, inizia a frequentarlo di più fino a impazzire totalmente, a diventare esattamente come lui. Difatti il primo grande crimine di Harley effettivamente fu quello proprio di fare evadere il principe del crimine, unendosi poi a lui nelle sue malefatte. Cosa che ovviamente non verrà mai vista di buon occhio dal pipistrello, che diventerà anche a sua volta la sua nemesi. Diciamo che qui nasce un po' la carriera di Harley Quinn, la carriera da serva, potremmo dire. Io veramente la relazione tra Harley Quinn e Joker la vedo come una relazione malsana in qualsiasi modo possibile, ma queste sono le sue origini, che portano ovviamente poi a un sacco di caos. In ottava posizione ho voluto inserire un omicidio fatto da Harley Quinn, ovvero quando uccise il Joker. Stiamo parlando di una linea che riguarda comunque Injustice. Sapete che in realtà delle storie di Injustice ci sono diverse versioni. Ecco, in questa la nostra Harley Quinn si sposa con Joker. Durante il matrimonio che lei ha sempre sognato, e tutti quelli che conoscono Harley Quinn sanno quanto lei abbia questa ossessione quasi, che riguarda proprio un matrimonio col suo amato Joker, alla fine che cosa decide di fare il clown? Beh, in realtà è una cosa neanche così tanto grave se pensiamo a quello che è questo personaggio. Prende la torta nuziale e gliela lancia in faccia ad Harley Quinn. Durante queste grosse, grasse risate,
ovviamente una moglie è meglio non farla mai incazzare, soprattutto quando parliamo di una Harley Quinn in quella situazione, che decide quindi di prendere in pugno la situazione e ammazza Joker. C'è da dire che Harley nel corso della storia fumettistica ha avuto tantissimi abusi da parte di quello che poi in questo caso diventa suo marito, e il fatto che sia proprio una torta che la fa impazzire, che decide di, che la fa decidere di uccidere questo personaggio, secondo me la dice lunga sulle caratteristiche della nostra Harley, che comunque pone fine all'esistenza di Joker. Diciamo che è un omicidio e quindi è una cosa gravissima assolutamente, però diciamocelo anche tranquillamente, è l'omicidio del Joker, quindi secondo me l'ottava posizione va benissimo. C'è da dire però che spesso questo personaggio viene giustificato dal fandom della serie, ok? Lei è una villain, ma perché? Perché è sempre con Joker, spesso questo suo fidanzato, questo malessere per eccellenza, abusa di lei, la convince a fare certe cose. Però io in settima posizione ho voluto inserire un'altra cosa: quando Harley Quinn divenne una villain a tutti gli effetti. Sì, perché a un certo punto, e questa secondo me è un'ottima storia di redenzione, secondo me deve essere anche seguita in modo giusto, adesso vi spiego anche il perché. Harley Quinn decise di abbandonare la vita in comune con Joker, quindi in poche parole iniziamo a vederla come un personaggio in solitaria, che poi si affeziona moltissimo, sapete benissimo in che modo, con Poison Ivy e altri personaggi della lore di Gotham. Ma anche in quel caso lì, comunque Harley sceglie di restare una vera e propria villain, quindi lei quelle cose che noi vediamo ce l'ha al suo interno, semplicemente il Joker è un pretesto per tirarle fuori, ok? Quindi secondo me Harley Quinn non va giustificata per molte delle azioni che fa. Tra l'altro qui voglio specificare anche una cosa: avete presente quando adesso abbiamo parlato di questo momento in cui Harley Quinn se ne va e via dicendo? Ecco, io sono dell'idea che nel momento in cui lei se ne va nei fumetti, poi ritorna e sapete tutti cosa succede, però comunque lei a un certo punto decide di prendere in mano la sua vita, ecco, quel momento è proprio potente. Perché? Perché lei stessa si rende conto degli abusi fatti dal Joker e quindi si separa direttamente da lui. Nei film diciamo che questi abusi non sono stati fatti vedere più di tanto, anzi, ripeto, gli hanno voluta trasformare in una sorta di relazione per far immedesimare anche un po' il pubblico, e quindi poi il suo separarsi e vedere poi il film Birds of Prey non risulta potente tanto quanto nei fumetti, questo volevo dirlo, ma non voglio sembrare quello che si lamenta che dei film, che i film non riprendono i fumetti. Sapete che a me queste cose non piacciono, semplicemente dico che per una nuova iterazione di questo personaggio secondo me si potrebbe seguire un po' più quella linea. Andando avanti arriviamo alla sesta posizione, quando Harley Quinn tagliò, di fatto si mangiò quasi il labbro del Joker. Allora, qua siamo di nuovo nei fumetti, e qui a un certo punto la nostra Harley Quinn finalmente si rende conto che la relazione con lui è una follia totale e quindi decide di cambiare tutto. Proprio ad Arkham, infatti, inizia ad avere una relazione con uno dei detenuti. Questa relazione ovviamente non va giù a Joker, non per amore, ma perché lui vede Harley Quinn come una sua proprietà, una proprietà che deve rimanere a lui a tutti gli effetti. Ok? Quindi questa proprietà che si ribella, diciamo che è un po' un problema per il nostro Joker, che quindi decide di intervenire. Questo in realtà è un momento che io apprezzo di Harley Quinn, anche se sembra quasi una tortura, perché decide di chiudersi in una stanza col Joker e in una sorta di bacio morde il labbro del clown e lo strappa via, facendo sanguinare ovviamente e anche urlare di dolore al principe del crimine, che poi in realtà subito dopo si mette a ridere. Questa secondo me, oltre ad essere una scena terrificante, è anche comunque un ottimo punto della storia di Harley Quinn, che si ribellano a questa relazione malsana di cui abbiamo già parlato e di cui comunque non si può non parlare quando si parla di questo personaggio. In quinta posizione ho voluto inserire quello che Joker, insieme ad Harley Quinn, perché è stata una collaboratrice ufficiale, ha fatto al povero Tim Drake in un film legato a Batman Beyond. Il
Il film si chiama appunto Batman Beyond, il ritorno del Joker, e sapete benissimo che questo canale è dedicato ai fumetti principalmente, però almeno una posizione legata a un film d'animazione me la potete concedere, ragazzi. Ecco, in questo caso io volevo citare tra l'altro quello che è uno dei miei film d'animazione di Batman preferiti in assoluto. Vediamo che quella che segna quasi un po' un grande cambio di carriera di Batman in quell'universo è proprio una cosa che succede a Tim Drake, il terzo dei Robin. Viene rapito da Joker e Harley Quinn e i due insieme fanno una cosa veramente assurda. Difatti prendono il ragazzino, lo lobotomizzano di fatto e lo fanno diventare un piccolo Joker. È vero, questo è un piano del Joker assolutamente, però lei ha un ruolo attivo in questo caso, un ruolo che spesso non ha così tanto, in modo così attivo, nelle altre sue avventure. E quindi, per quanto mi riguarda, questa parte della loro carriera si deve trovare comunque in quinta posizione. Io vi consiglio di recuperare quel film, è abbastanza vecchio, cioè io l'ho visto quando ero un ragazzino, quindi secondo me con internet lo trovate in 0,5 secondi, e quindi tanta roba. E ripeto, concedetemi l'inserimento di una cosa che riguarda l'animazione in questo canale, però andiamo avanti, torniamo nel mondo dei fumetti, perché in quarta posizione ho voluto inserire quando Harley Quinn rapì un'intera famiglia. Siamo infatti in una classica famiglia americana, di quelle che stanno in periferia, no? Come dicono gli americani, con la staccionata bianca, e arriva a un certo punto la ragazza del Joker, del criminale peggiore del loro universo. Che cosa fa questa Harley Quinn? Decide di rapire tutta la loro famiglia. Perché fa questo? Perché scopre che un suo vecchio paziente di Arkham disse una cosa a lei, disse che la sua vecchia famiglia lo maltrattava, ok? Quindi in poche parole lei, per vendicarsi, decide di rapire questa famiglia per diverso tempo, e quindi rimane con questa famiglia. Ovviamente il rapimento non è mai una bella cosa, anche perché rapisce madre, padre, ragazzini, tutti. Poi però si scopre che in realtà questo paziente si ricordava male di questi eventi. Sapete perché? Perché aveva l'Alzheimer. Quindi, in poche parole, alla fine Harley Quinn ha rapito una famiglia così, perché è successo, senza volerlo in realtà, per sbaglio potremmo dire. E questo sicuramente è un evento che non ha portato a morti, ok? Quindi già è un passo avanti, ma il rapimento di una famiglia è veramente qualcosa di assurdo. Terza posizione, ho voluto inserire il suo scontro contro Duela Dent e come è finito. Chi è Duela Dent, ragazzi? Già dal cognome capite che ha qualche cosa in comune con Harvey Dent. In realtà questo personaggio si definì in passato la figlia del Joker, cosa che ovviamente scaturì poi nello scontro contro Harley Quinn. Lei non è la figlia del Joker, state tranquilli. Poi nel corso della storia si definirà figlia di Catwoman, figlia di Due Facce, cioè si definirà figlia di qualsiasi cosa. È semplicemente schizofrenica, è una criminale di Gotham City che a un certo punto incontra Harley Quinn. Ovviamente le due non possono sopportare l'esistenza dell'altra, e quindi ne nasce uno scontro. Come termina questo scontro? Con Harley Quinn che prende questa ragazzina, perché poi alla fine è una ragazza, e la lancia in mezzo al traffico, facendola investire. Anche qua un evento, diciamo, catastrofico. In realtà non ha portato alla morte di Dent in quel caso, però fa capire comunque che la nostra Harley, quando vuole essere violenta, lo è al 100%. E difatti di violenza parleremo soprattutto nelle ultime due posizioni, ma prima della prima partiamo con la seconda, in cui all'interno di New Suicide Squad numero 12, insieme al team, arrivarono a affrontare dei terroristi. Questi terroristi, questa organizzazione, teneva prigionieri diversi bambini che volevano far diventare soldati, e questa è una cosa gravissima, no? Questa violenza si deve evitare. Quindi Harley, che viene arrestata, diciamo, da questo gruppo terroristico, che cosa fa? Decide di utilizzare questi stessi bambini per rivoltarsi. Quindi riescono a fuggire ai terroristi, ma pensate un po', i bambini diventano dei soldati proprio per colpa di Harley Quinn, perché è lei che li fa sperimentare per la prima volta le armi e la violenza. Quindi sì, Harley genera dei bambini soldato. Questa è una cosa terribile, ragazzi, cioè è veramente terribile. Anche qui, raga, lo fa per sbaglio, quindi uno potrebbe dire, poverina, let me fix her, però effettivamente, ragazzi, lo fa. E purtroppo la prima posizione ha una cosa in comune con la seconda, riguarda ancora i bambini. Sì, perché in Detective Comics volume 2 numero 23 Harley decide di
cambiare vita. In realtà, più che decide di cambiare vita, inizia un vero e proprio scontro di menti all'interno del suo cervello tra l'Harley Quinn, la dottoressa Harley Quinn, e l'Harley Quinn criminale che conosciamo. Durante questo momento in cui Harley impazzisce ulteriormente, che cosa succede? Harley decide di attuare un piano malefico. Difatti compra diversi videogame e li rimette sul commercio inserendo diverse bombe al loro interno. Questa cosa uccide tantissimi bambini nel corso appunto della sua storia, e questa ovviamente è la classica cosa che si va a citare di questo personaggio, perché è sicuramente il suo crimine più grande. E questa è una cosa interessante di questa classifica, ovvero che se noi andiamo a vedere le altre 9 posizioni, sono molto leggere rispetto ad altri personaggi di cui abbiamo parlato, e poi arriviamo all'ultima, in cui ammazza decine e decine di bambini. Veramente una cosa terribile. Comunque, noi ragazzi direi che ci possiamo fermare qui. Ovviamente questo video l'abbiamo fatto un po' in preparazione del film Joker Folie à Deux con Lady Gaga e Joaquin Phoenix. Vedremo se vedremo alcune di queste cose nel film, e ovviamente ci saranno altri approfondimenti del genere su questo canale, quindi mi raccomando iscrivetevi, e noi ci vediamo prestissimo con altri video del genere, quindi fate i bravi, ciao a tutti.